È un ragazzo di poco più di 20 anni, il terzo caso di coronavirus a Gubbio. Potrebbe aver contratto il Covid-19 nell'ambiente di lavoro. Sarebbe infatti un operatore sanitario che lavora nel territorio perugino. La comunicazione della positività del tampone a cui si è sottoposto il giovane è stata comunicata al primo cittadino di Gubbio, Filippo Stirati, dal distretto sanitario dell'Alto Chiascio, facendo scattare tutto il protocollo per l'isolamento della persona e di coloro che si sono trovati a contatto con lui. L'annuncio di Stirati stamane in diretta TRG Mattino. Le condizioni di salute del giovane sono buone. Il primo cittadino ha riferito di una situazione sotto controllo, costantemente monitorata dai sanitari. Si conferma dunque il fatto che questo terzo caso sia svincolato dagli altri due, ovvero due donne, un medico che aveva contratto il virus nelle Marche, dove lavora, e una signora in stato interessante che potrebbe essere stata contagiata durante un appuntamento a cui aveva partecipato nella zona di Fano, nel Pesarese, tra le aree rosse del centro Italia. La buona notizia del giorno invece è che nessuno dei tamponi effettuati sulle persone entrate a contatto proprio con queste due signore è risultato positivo, come confermato dallo stesso Stirati stamane in diretta. No, non è in nessun modo collegato agli altri due. I tamponi che sono stati effettuati relativamente alle persone che hanno avuto contatti con gli altri due casi hanno dato esito negativo. Quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di contagio che si possa in qualche modo immaginare. Questo è un terzo caso del tutto indipendente dagli altri due. Sappiamo che proprio in questa settimana, anche se pure su questo ho sentito valutazioni controverse da parte degli esperti, dovrebbe esserci comunque la fase di picco. E quindi ovviamente ribadisco per l'ennesima volta quanto sia necessario che i cittadini osservino tutte le disposizioni previste e quindi si muovano soltanto per i casi previsti dalla normativa, dal provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lo facciano con grande sobrietà, con grande attenzione senza esagerare, perché meno contatti abbiamo, meno rapporti diciamo così ravvicinati tra le persone abbiamo e più abbiamo la certezza di non determinare contagi. Intanto dai dati aggiornati alla mezzanotte del 16 marzo sono 197 le persone che in Umbria risultano positive al virus, mentre 4 pazienti sono guariti e resta di una unità il conto delle vittime. Dei 197 pazienti, 5 sono di fuori regione. Nella provincia di Perugia i positivi sono 129, ricoverati in 57, di cui 36 nell'ospedale di Perugia e 18 in quello di Terni. Di questi 57, 21 sono in terapia intensiva, di cui 11 all'ospedale perugino. Si alza il numero delle persone in osservazione che hanno superato ormai quota 2.000, di questi 1.548 nella provincia di Perugia. Nel complesso, fino alla mezzanotte scorsa, sono stati eseguiti 1.287 tamponi. Alla stessa data risultano però 462 i soggetti usciti dall'isolamento, di cui 323 nella nostra provincia. Tra le aree che hanno visto crescere maggiormente il numero dei contagiati nelle ultime ore c'è l'Alto Tevere, con Città di Castello che ha raggiunto quota 13, mentre l'anziano, risultato positivo alla casa di riposo di Umbertide, è stato trasferito all'ospedale di Pantalla ed è in condizioni stabili. In queste ore la Regione Umbria ha deciso di non limitarsi a chiedere a medici e sanitari ulteriori sacrifici, ma definendo, dopo anni di attesa, un percorso di stabilizzazione dei precari, ha stilato un accordo con i sindacati. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla salute Coletto, presentando gli accordi siglati proprio da regione e organizzazioni sindacali relativi alla stabilizzazione del personale. Due accordi importanti per il rilancio della sanità in questo territorio, ha detto Coletto, che permetteranno la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato e garantiranno un lavoro sicuro e qualificato a coloro che a vari livelli garantiscono la salute nella regione. Gli accordi, ha aggiunto, hanno recepito le istanze delle organizzazioni sindacali da tempo impegnate a sbloccare le assunzioni nel mondo sanitario, a partire dal profilo del tecnico sanitario, all'operatore tecnico, agli OS, agli assistenti sociali e amministrativi fino alla dirigenza. È stata concordata dunque l'attivazione immediata dei bandi per la stabilizzazione, ha concluso Coletto, che permetterà di far uscire dal precariato oltre 300 figure professionali in sanità. Basi sulle quali l'Umbria, ha concluso, vuole guardare oltre l'emergenza.